tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video un po' particolare e sarà un video che spero possa in qualche modo esservi d'aiuto, soprattutto per chi di voi, in realtà chi di noi ha più o meno la mia età, quindi sopra i 30 anni, perché io adesso ne ho 35, e quindi ha iniziato ad interessarsi di skincare. Io sono sempre una persona che quando inizia a fare determinate cose e prende determinate decisioni, di solito cerca di informarsi il più possibile. Quindi negli ultimi anni è salito un po' il mio interesse nei confronti della skincare e ultimamente ho iniziato a domandarmi cosa ci fosse dietro la skincare, quindi quali fossero le sostanze chimiche all'interno di quello che ci mettiamo sulla faccia e quant'altro. Insomma, quindi ho iniziato un po' a informarmi. Quindi sapete che ho un po' questo senso critico sviluppato dal fatto, probabilmente sarà, non lo so, una deformazione professionale, perché appunto essendo io ricercatrice e scienziata, cioè non ricercatrice in termini di lavoro, ma quello che voglio fare è la ricercatrice, quindi essendo io scienziata tendo a farmi un po' queste domande. Quindi ho iniziato a cercare, siccome non è il mio ambito, non sono una chimica, ho cercato di capire quale potesse essere un buon libro da iniziare a leggere per capire un po' di più, diciamo, quello che ci mettiamo sulla faccia, ecco. Quindi il libro in questione è un libro che ho deciso oggi di presentarvi, che si chiama The Skincare Bible, è scritto da dottor, non so come si pronunci, sì, dottor Anjali Mahato, non la seguivo in realtà, ho scoperto che ha un canale YouTube in cui parla più o meno di tutte le cose che ha scritto anche su questo libro e ha dei contenuti pazzeschi su questo libro. Voglio cercare di approfondirlo, quindi per il momento questa, diciamo, che è una sorta di recensione del libro che ho appena finito di leggere, poi pian piano cercherò di portarvi questi contenuti. Mi ricordo anche, tra l'altro, che un paio di anni fa avevo fatto su Instagram questa sorta di rubrica che si chiamava Science Behind, che era sostanzialmente una sorta di spiegazione scientifica di cosa c'è dietro a determinati trend nella skincare e nella, insomma, nel trattamento, diciamo, dei trattamenti di bellezza, diciamo. Questo libro, diciamo, che racchiude un po' tutto quello che c'è da sapere in termini di skincare. Io mi sono fatta, sapete che io come breve studiosa ho preso appunti, quindi mi sono fatta una sorta di riassunto delle cose importanti che voglio dirvi e che dovete tirare fuori, diciamo, da questo video, sono poi queste cose qui, e come anche da tirare fuori da questo libro. Ci sono tanti concetti, quindi spiega tante cose. Io ripeto, non sono una chimica, quindi certe cose sono dovuta andare a googlarle, certe cose magari non le ho capite perfettamente, perché ripeto, non essendo chimica non è il mio background, però ci sono delle cose fondamentali che vorrei che vengano fuori da questo video e che ci aiutino, sia a me che a voi, a sviluppare una propria skincare routine, soprattutto perché penso che diciamo, da quando, allora, è una cosa che si deve sviluppare secondo me già prima, nel senso, io utilizzo prodotti di skincare praticamente da sempre, in modo regolare sarà più o meno 4-5 anni, quindi quando ho compiuto 30 anni più o meno ho iniziato ad avere una skincare vera e propria, una routine vera e propria. Ho avuto delle parentesi, diciamo, precedenti a questo, in cui ho avuto della vera e propria skincare. Mi ricordo, mi era stato regalato un libro, non mi ricordo più da chi, da qualche mia amica mi aveva regalato un libro specifico sulla skincare, in cui ha i 7 riti di bellezza giapponese, una cosa di questo genere mi sembra si chiamasse il libro, e mi ricordo appunto di aver seguito quel libro per un bel po' di tempo. Sono andata avanti almeno un annetto seguendo diciamo le linee guida di quel libro, però era una cosa abbastanza come dire lunga, nel senso che era una skincare piuttosto lunga. La cosa che mi piace di questo libro invece è che propone una skincare fattibile, cioè si rende conto del fatto che sta parlando a persone che hanno un lavoro, che magari la mattina si svegliano tardi e hanno poco tempo, la sera magari sono stanche, vogliono andare a dormire e non hanno sbatti di fare una skincare routine particolarmente pesante, e infatti mi è piaciuto tanto, quindi adesso me ne voglio un po' parlare. Il libro è diviso in una prima parte in cui viene fatta una sorta di introduzione sulla struttura biologica della pelle, quindi dell'epidermide esterna e della derma interno, quindi diciamo di questi due layer, diciamo, di pelle, poi di questo layer centrale, adesso vi faccio vedere la foto,
in cui sostanzialmente c'è, adesso ve lo faccio vedere, quindi c'è questa, l'epidermide, non so se si vedrà mai, comunque l'epidermide, il derma e poi, ops, la, questa, adesso non so come si chiamerà in italiano, il, lo strato sottocutaneo, credo, e spiega un po' che cosa sono le cellule all'interno, eccetera, eccetera, quindi è una cosa un po' tecnica, ma secondo me è importante perché almeno si capisce un po' come è strutturata la pelle e come funzionano poi i prodotti di skincare. La seconda parte invece inizia, aspettate, inizia già a parlare direttamente di skincare, quindi inizia a parlare di tutto quello che sono i consigli in base al tipo di pelle che noi abbiamo e parla poi anche di quello che è la skincare regolare. Io adesso qua mi sono segnata quelli che sono i passaggi principali che lei consiglia all'interno di una normale skincare. Adesso aspettate che me la vado a prendere, che così almeno ci organizziamo bene, perché volevo farvi proprio una bella recensione di questo libro, perché secondo me parla in modo specifico di determinate cose che secondo me sono molto importanti da sapere. Allora, la prima parte, il primo step, diciamo, della skincare che prevalentemente lei consiglia per il mio tipo di pelle soltanto alla sera, poi ripeto, dipende dal tipo di pelle, sarebbe il cleansing, quindi quello che è la pulizia, quindi quello che è magari l'acqua micellare, oppure se avete magari dei gel per lavarvi la faccia, questo è il cleansing. Quindi questa, la fase di pulizia è una cosa fondamentale e lei considera come cose, come prodotti da utilizzare per questa fase, sono o il foaming cleanser, che è quello che fa appunto la schiuma, oppure il tonico, oppure tutti quelli che sono i latte detergenti, oppure l'acqua micellare. E soprattutto dice, io questo non lo sapevo, che il cleansing va fatto sulla faccia umida, quindi a volte quando faccio, magari che mi metto semplicemente il tonico sulla pelle asciutta, non va fatto, va sempre fatto sulla faccia umida, quindi basta bagnarsi la faccia, passare velocemente l'asciugamano e poi fare il cleansing. Lo step successivo, qua consiglia diversi prodotti, io adesso vi faccio una sorta di riassunto, parla anche del double cleansing, che è una cosa che va, quindi della pulizia doppia, è una cosa che va particolarmente di moda, ma che in realtà lei dice che in realtà quasi tutti ormai facciamo, nel senso, anche senza saperlo, quando puliamo il viso togliendo il trucco e poi ci passiamo magari ancora il tonico sopra o il gel o quello che è, quello è già un double cleansing, quindi in realtà molti di noi fanno il double cleansing senza neanche rendersene conto. Poi parla di tutti quelli che sono i sieri, quindi la parte, diciamo, lo step successivo rispetto al cleansing è il siero, oppure queste che vengono chiamate le essenze. I sieri li divide in vari gruppi fa per l'anti-aging prevalentemente tutto quello che è antiossidante, quindi tipo vitamina C, nella forma dell'acido L-ascorbico, perché è il formato quello più attivo, nel senso è quello attivo e che viene utilizzato poi dalla pelle. Gli altri formati a volte non vengono utilizzati, non sono nella forma, come si può dire in italiano, attiva, ecco, chiamiamola così. Poi per la pelle secca consiglia per esempio l'acido ialuronico e la vitamina E. Per l'oily skin, quindi tutto quello che è la pelle grassa, niacinamide più vitamina C. E poi parla anche del siero e retinolo, che sono meglio nella percentuale 0,1%, e retinolo oppure nella forma del retinaldeide, quindi adesso che sono entrambi dei grandi anti-age. Quindi questo è una cosa che in realtà io già faccio da un po' di tempo, quindi di solito li alterno, non mischio mai i sieri, quindi non metto mai troppi sieri insieme, perché non so mai se ci possano essere delle reazioni a mettere delle sostanze chimiche tutte insieme, e quindi questa è una cosa che faccio, magari alterno, faccio il retinolo un giorno, il giorno dopo faccio vitamina C, il giorno dopo faccio, che ne so, acido ialuronico, insomma li alterno un pochino. Poi fa tutto un discorso su tutto quello che è l'idratazione, quindi tutto quello che è la moisturizer, e io non sapevo che la glicerina, che spesso sento demonizzata, non ho ancora ben capito perché si preferiscono altre cose, in realtà è uno degli idratanti più potenti in assoluto, quindi è una cosa che effettivamente è positiva. E parla anche di acido ialuronico,
che però in realtà a lungo andare, man mano che lo si utilizza, tende a disidratare la pelle, quindi là, la glicerina resta l'idratante migliore, e questa cosa anche non lo sapevo. E poi fa questa distinzione tra gli umettanti, che sono appunto la glicerina e l'acido ialuronico, poi fa una distinzione sugli occlusivi, che sono quelli che vanno a creare una sorta di strato, o praticamente si infilano dentro i pori della pelle, creano una sorta di strato che mantiene l'idratazione della pelle, quindi ne mantiene l'idratazione, come per esempio lo squalene e il dimeticone. E poi ci sono gli emollienti, che sono anche il dimeticone, l'acido linoleico e i ceramidi, che invece rimpiazzano i lipidi nella pelle, quindi vanno a riempire tutti quelli che sono come si dice, gli spazi all'interno della pelle. E questi sono i tre tipi di idratanti, che assolutamente non sapevo questa distinzione io inizialmente. Poi una cosa anche che non sapevo, che ci tengo però a farvi arrivare, è la questione dell'eye cream, tutto quello che è il contorno occhi. Io non sapevo che in realtà gli eye cream sono la stessa cosa delle creme che si mettono sul viso, quindi in realtà ci vendono prodotti apposta per gli occhi, per il contorno occhi, che in realtà potremmo utilizzare tranquillamente. La crema idratante che utilizziamo già per il viso e la possiamo usare anche per il contorno occhi senza problemi, quindi questa cosa non lo sapevo, e questo quindi non spiega il perché ci sia questo gap di prezzi tra un eye cream e una crema semplice per il viso. Quindi in realtà questo è un trick che magari utilizzerò in futuro, quindi semplicemente comprerò l'idratante per il viso e poi utilizzerò anche quella sul contorno occhi. Poi una cosa che invece io sono un po' carente, devo dire, nel fare è l'esfoliazione. Io questa non la faccio quasi mai. Avevo iniziato a farla, mi ricordo di aver comprato questo spazzola morbidissima che utilizzavo ogni tanto sotto la doccia con il prodotto che utilizzavo per pulirmi il viso, ma che in realtà ho praticamente smesso di utilizzare subito dopo, e quindi non la faccio spesso. Quindi l'esfoliazione in realtà si deve fare nel caso della mia pelle, che è una pelle diciamo mista e tendenzialmente sensibile, posso farlo massimo una volta alla settimana più o meno. E posso decidere di farlo se con uno scrub o con per esempio un brush, quindi una spazzolina, oppure se fare un'esfoliazione chimica, quindi con questi qua che si chiamano, adesso vi dico l'abbreviazione, adesso non mi ricordo qual è il prodotto chimico, comunque si chiamano gli AHAS oppure gli BAHAS, e consiglia il Pixi Glow Tonic, che sono andata a comprare e non ho ancora provato e devo assolutamente come dire, utilizzare prossimamente. Tra l'altro, questo prodotto io non sapevo, si può tenere per tutta la notte, quindi si può tenere direttamente su per tutta la notte. Io prima di fare questa cosa farò una prova, perché non vorrei mai andare a farmi dei danni. Di solito preferisco, dopo che ho fatto l'esfoliazione, utilizzo dei dischetti con questo AHAS, che sono fondamentalmente degli acidi. Ne utilizzo ogni tanto, che sono dei dischetti che mi aveva dato Dalton Cosmetics, ed effettivamente mi sento sempre la pelle un pochino bruciacchiare, e la mia pelle è un po' sensibile, quindi tendo a tenerlo sulla pelle il meno possibile, cioè faccio proprio quel 30 secondi di esfoliazione, poi chi si è visto si è visto. Poi un'altra cosa di cui io non conoscevo così tanto sono le maschere viso. Le maschere viso in realtà non hanno tanti dati scientifici diciamo che sostengono l'utilizzo delle maschere viso, nel senso, adesso mi spiego meglio, tenere, siccome contengono più o meno gli stessi ingredienti di creme e sieri, eccetera, eccetera, in realtà il fatto di tenerli per più tempo sul viso non ha nessuna base scientifica che dice sì, benissimo, fa molto meglio che tenerli su soltanto per poco tempo, ecco. Quindi in realtà è più, lei ne parla più come una questione di prendersi cura di se stessi, quel momento che cioè male non fanno, nel senso, il discorso è che non fanno neanche me di più rispetto a quello che fanno magari creme normali. E lei consiglia, infatti ne dice più che altro che fanno molto bene per la salute mentale, ecco, per quest'idea appunto di prendersi cura di se stessi. Poi parla appunto di maschere di viso, la vitamina C, l'acido ialuronico, eccetera. Poi si apre tutta una parentesi sulla questione della radiazione solare. Io questa cosa qui già la sapevo, però lei ne parla veramente, ci sono dei capitoli apposta in cui parla di protezione solare e del
dell'importanza di proteggersi proprio dalla radiazione solare, perché è uno dei, innanzitutto, dei motivi principali per cui la pelle invecchia, tra virgolette. Quindi chi prende più sole non protetto è generalmente chi anche poi invecchia. Poi è chiaro che c'è anche una componente genetica, però è tendenzialmente chi invecchia ha la pelle che invecchia più velocemente. E lei parla anche non soltanto della pelle del viso, ma anche della pelle delle mani, che poi sono i primi, diciamo, a rivelare poi l'età vera e propria della persona. E devo dire che sono un po' carente sulla questione mani. Io vado in giro spesso anche in scooter e tendo a metterla poco sulle mani, soprattutto perché ho questa tendenza a lavarmi le mani molto spesso, quindi la rimuovo anche poi la crema solare. Poi passiamo a quella parte successiva. Poi parla, vabbè, apre tutta una sorta di capitolo intero in cui parla dei problemi della pelle, quindi dell'acne, dei pori, della pigmentazione, della rosacea, che non sapevo neanche cosa fosse, e anche delle borse intorno agli occhi. E parla anche degli ormoni, del fatto che chiaramente la pelle cambia in base agli ormoni, e quindi nella nostra vita, soprattutto di donne, in cui la nostra vita è regolata dagli ormoni fondamentalmente in tanti aspetti, in più rispetto per esempio agli uomini, la nostra pelle dipende tanto anche da cosa capita. Io per fortuna, per esempio, non sono mai stata una persona che ha sofferto di acne, ringrazio il cielo non ho mai avuto acne, ho sempre avuto qualche brufoletto, ancora adesso ho per esempio delle macchioline, ma queste sono prevalentemente secondo me macchie da sole, però non ho mai avuto degli sfoghi veri e propri o la pelle butterata, per cui tra virgolette questa parte sull'acne l'ho un po' saltata, devo ammetterlo, perché spero non mi capiti mai nella vita di averla, ma non è mai detto, perché dice che può tornare e può venire anche durante la menopausa, quindi vedremo. E poi parla anche dell'importanza del lifestyle, quindi tutto quello che ci viene detto normalmente della questione di mangiare bene, di fare sport, di vivere una vita attiva, eccetera eccetera, è la verità anche per quanto riguarda l'invecchiamento della pelle. Poi alla fine, uno degli ultimi capitoli è proprio sul i nei e sul cancro alla pelle. E qui apre proprio una, voglio aprire una parentesi che adesso poi concludo, perché non voglio neanche che questo video sia di 10 ore, sulla protezione solare. Allora, la protezione solare è forse il prodotto di skincare più importante in assoluto, e per quanto riguarda la protezione solare, in realtà dice che tra l'utilizzo per esempio di un SPF 30 e un SPF 50 non c'è tanta differenza, perché a differenza di quanto si pensa, l'SPF indica per esempio mi sembra che il 30, l'SPF 30 copra tipo il 97% della radiazione solare che ci arriva, quindi protegge la pelle da questo percentuale. Il 50, l'SPF 50 copre dal 98, quindi il 98%, quindi in realtà non vuol dire che ci sono tra 30 e 50 ci siano il 20% in più di radiazione solare, di protezione, no, è dal 97 al 98%, quindi non cambia tantissimo, quindi in realtà lei dice che usare 30 o 50 non cambia tanto. Poi chiaro che dipende anche dalla pelle, io personalmente preferisco utilizzare la 50, ormai utilizzo la 50 da tanto tempo e la metto tutti i giorni. E di solito quello che dice è che nei vari step, diciamo, della skincare personale, la crema solare deve essere quella cosa che viene messa subito prima del make-up, e bisogna lasciarla asciugare un pochino e poi dopo si può mettere il make-up sopra. E considera questa cosa importantissima non soltanto nell'estate, per esempio quando si va appunto in spiaggia, si prende il sole, eccetera eccetera, ma la considera fondamentale anche nella vita di tutti i giorni, quindi quando, non lo so, anche soltanto guidiamo dal finestrino della macchina, la radiazione solare arriva, e quindi c'è la necessità di mettersi la crema solare anche in queste condizioni, e anche quando piove, quando è nuvolo, eccetera eccetera, c'è bisogno della protezione solare comunque, perché i raggi solari non spariscono, rimangono sempre lì. In più, una cosa che non sapevo è che diceva che la protezione solare, a meno che non sia già scaduta, quindi ci sia una scadenza che dice è da buttare, di solito dura 3 anni, quindi per esempio se comprate un barattolino di crema vi dura 3 anni, quindi non è per forza che ogni anno dovete cambiarlo e buttarlo via, perché se magari il pacchetto è rimasto chiuso potete ancora utilizzarlo. E una cosa che anche consiglia è, quando si cerca la crema solare giusta, preferisce quando copre sia da UVA che UVB, e soprattutto, e tra l'altro dice sempre questa cosa qua,
che per ricordarsi cosa fanno sulla pelle UVA e UVB, UVA sta per aging, quindi l'UVA è quello che causa l'invecchiamento, l'UVB è quello che burnt, quindi quello che brucia, è quello che ci provoca le bruciature, le scottature solari, ecco. E un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, così diciamo che in questo modo, se voi non avete voglia di leggervi il libro, spero insomma queste cose siano importanti e che vi arrivino, è il fatto che è meglio utilizzare prodotti con SPF da sola rispetto a per esempio, non lo so, la crema viso idratante bla bla bla, che c'è anche l'SPF dentro. Conviene comunque utilizzare la crema solare, perché mi spiegava che il quantitativo di SPF dentro quel prodotto, per esempio l'idratante, non è sufficiente, quindi il quantitativo che voi utilizzate non è sufficiente per andare poi a proteggere la pelle, quindi è meglio utilizzare la crema solare, da sola. E fatemi pensare, e ecco, poi vi do quella che lei chiama la Lazy Girl Guide, quindi è la Lazy Girl Routine. E ve la do qui, così almeno se per caso poi, anche perché non so neanche se esista questo libro in italiano, quindi almeno vi ho dato insomma delle dritte in italiano, e poi se volete andarvi a leggere il libro andatevele a leggere. Questa è la mia routine, quella che sto seguendo in questi giorni, cioè allora AM, quindi la mattina si fa il cleansing, quindi la pulizia. Si mette un siero antiossidante, quindi prevalentemente vitamina C, poi la moisturizer, quindi l'idratazione, quindi una crema idratante con glicerina, eccetera, e poi dopo la crema solare, poi si passa al make-up. Invece alla sera, cosa che io facevo forse il contrario, io facevo meno cose la sera, cioè scusatemi, meno cose la mattina e più cose la sera, invece qua consiglio al contrario. Alla sera si fa soltanto la pulizia, se volete fare double cleansing va bene, insomma comunque la pulizia, e poi il siero al retinoide, quindi utilizzate siero la mattina, antiossidante, e alla sera quello con il retinolo. E niente, quindi ho cominciato a seguire questa lazy girl skincare routine, che vuol dire per skincare routine per ragazze pigre, e io sono tendenzialmente una ragazza pigra. E niente, comunque, insomma, concludo questo video dicendovi che secondo me questo è un libro, che se siete interessate nella skincare, beauty, e quindi vabbè, magari state guardando questo video, assolutamente da leggere, quindi ve lo consiglio. Mi è piaciuto tantissimo, devo dire, e me lo sono letto letteralmente in 2 giorni perché ero super interessata all'argomento. E secondo me va bene anche per chi non ha un background in materie scientifiche, secondo me è più che accessibile a tutti. E niente, quindi questo era il video, spero che vi sia piaciuto e che in qualche modo vi abbia interessato, vi sia servito. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.